E per dire che un altro aspetto del quale non ho parlato, perché appunto non è una cosa immediata, è che queste specie spontanee hanno anche dei complessi problemi di dormienza, che diciamo è stato il mio contributo al manuale, e quindi non tutte si comportano nello stesso modo, non tutte trovano la situazione ideale per germinare quando vengono seminate, non tutte rispondono nello stesso modo, quindi alle volte danno veramente delle sorprese, perché la dormienza è uno strumento formidabile per l'evoluzione e per l'adattamento. Però, certo, quando l'uomo la vuole governare, lei si ribella, diciamo, in un certo senso. Dunque, Roberto Fiorentin è il responsabile del... non voglio fare gaffe perché sono esperta e quindi non voglio... Responsabile del Centro per la Biodiversità Vegetale e il Fuori Foresta di Veneto Agricoltura, che afferisce alla Regione Veneto. A me piace ricordare che Veneto Agricoltura, quando ancora non si chiamava così, quando il vivaio ancora non si chiamava così, sono stati i primi, tra i primi a considerare che andavano usate le specie spontanee di provenienza locale, e cioè di evitare gli spostamenti in altitudine e in latitudine, che è anche un atteggiamento saggio, perché non va bene spostare troppo la latitudine o l'altitudine di una specie, è bene usare provenienze locali, perché sono quelle che sono adattate a una certa area. Quindi, insomma, loro sono partiti con dei concetti scientifici ben chiari. Roberto? Grazie Betty, buongiorno a tutti. E anche per evitare l'inquinamento genetico, questa era proprio la parte iniziale della nostra missione. Siamo partiti come vivaio forestale, adesso con questa presentazione vi racconto un po' la nostra evoluzione, quindi è una presentazione di esperienze e appunto in qualche misura anche di prospettive. Noi siamo un'azienda regionale che si occupa dei settori agricolo, forestale e agroalimentare, quindi in realtà il centro del quale sono responsabile si occupa di una delle varie attività di cui è incaricata Veneto Agricoltura. E nella fattispecie, l'abbiamo già detto, ha già introdotto Betty, la missione del centro è principalmente quella, come lo facciamo questa cosa? Noi facciamo piante, quindi siamo un vivaio, ci chiamavamo vivaio forestale, come tanti in Italia facevamo piante forestali, ci siamo evoluti principalmente ruotando attorno a quella che è appunto questa missione di conservazione della diversità, in questo caso si parla di diversità genetica rappresentata dagli ecotipi locali, inizialmente delle specie forestali, successivamente anche delle specie erbacee. Specie erbacee minacciate, a differenza delle specie forestali, tra le erbacee molte stanno nelle liste rosse, nelle direttive internazionali, e di conseguenza abbiamo lavorato con dei rafforzamenti di popolazioni e anche in molti casi utilizzandole per la ricostruzione di habitat naturali, spesso appunto di interesse comunitario, tant'è vero che abbiamo utilizzato, come vedremo, finanziamenti comunitari, i progetti LIFE, quindi dal punto di vista nostro siamo entrati in un ambito più strettamente conservazionistico. Queste sono le due sedi, non stiamo a parlare del periodo che è molto difficile per la vivaistica, come un po' per tutte le attività economiche e anche per l'attività degli enti pubblici. Diciamo che è stato un approccio conservazionistico anche dei livelli, è un doppio senso, anche dei livelli occupazionali, fare progetti LIFE Natura, perché ci ha consentito di diversificare l'offerta e anche le entrate. Il nostro è un centro pubblico che tuttavia si sostenta con la vendita del materiale vivaistico. Non completamente, ma diciamo si aiuta molto molto. E quindi con i progetti LIFE abbiamo iniziato a trovarci di fronte a delle liste di specie che per fortuna noi stessi abbiamo costruito avendo scritto le parti di questi progetti che riguardavano le piante, liste di specie che non afferivano alla nostra esperienza di forestali, no? Quindi specie di zone umide, questo è un esempio di un progetto che si è occupato dei Monti Berici, che è un ambiente vicino alla città di Vicenza, il centro si trova in provincia di Vicenza, il centro vivaistico, molto ricco di ambienti naturali diversi, di ambienti aridi con specie mediterranee, quindi anche se il Veneto sapete un po' borderline diciamo per le specie mediterranee, ci sono delle isole xerotermiche che ne ospitano e i Berici sono una di queste, ambienti umidi, ambienti forestali, insomma abbiamo avuto di fronte a noi un mondo sconosciuto
e lì bisogna partire e cominciare a produrre, uscire, raccogliere il seme. Io qui vi mostro cosa, in breve sintesi, abbiamo iniziato a conoscere appunto da forestali che facevano le querce e quant'altro, e abbiamo detto, caspita, adesso qua è un altro paio di maniche. E la cosa interessante è che abbiamo riprodotto con successo tutte queste specie che vedete qui, molte altre, questo è un estratto. Molte di queste rientrano nelle direttive, scusate, nelle liste rosse. In direttiva abbiamo prodotto Sassifraga, Sassifraga berica, che è un endemismo. Mi fa piacere ricordare un esempio, il ranuncolo delle canne, che è il primo nella lista degli habitat umidi. Ecco, le specie igrofile sono diventate un po' la nostra specialità dopo le specie forestali, che è presente in un'unica stazione del Veneto e quindi adesso abbiamo rinforzato le popolazioni con molte centinaia di esemplari, laddove gli esemplari rimasti erano qualche decina. Quindi è molto interessante per noi riferirsi alle linee guida per la raccolta del seme, in modo da non impoverire le popolazioni di origine, anche fare mettere in comunicazione genetica tra loro popolazioni piccole e distanti, raccogliendo da punti diversi, portandoli in vivaio e facendo sì che la produzione di seme avvenga in vivaio, rimescolando il patrimonio genetico ormai un po' impoverito di queste popolazioni talvolta residuali. Altri habitat sono steppici, dunali, anche qui sarebbe interessante, mi viene da divagare se posso, sul tema dell'alfabetizzazione, diciamo, dell'utenza, perché spesso noi facciamo piante, non semi. Ho da poco una richiesta di piante per le dune, per un ripristino di dune, in cui si chiedono le piante per adesso per me è per l'autunno, ma siccome non sono in produzione ordinaria bisogna proprio rifarli ascoltare. Era Sergio Endrigo per fare un albero, ci vuole un no, giusto? Che non è che occorre tanto, eppure è anche questo, oltre all'aspetto del marrone, del verde autunnale, diciamo che non è più verde o invernale, c'è anche l'idea del tempo che serve per fare una cosa utilizzando materiali naturali. Non è inutile che insista che ha il termine entro dicembre, perché sono termini stabiliti dall'uomo. La natura prevede che se io raccolgo un seme lungo le dune quest'anno riuscirò a dare un rinsum maritimum l'autunno, l'anno, insomma, l'anno prossimo. Delle dune, vabbè, ecco, quindi dopo ne possiamo parlare. Quindi abbiamo detto, però, alla fine di tutto questo, noi forestali conservazionisti ci siamo accorti improvvisamente del potenziale decorativo ornamentale che hanno alcune di queste specie. E allora abbiamo detto, ma perché non ci prendiamo carico di questa cosa? Noi che siamo un ente pubblico che vogliamo occuparsi di biodiversità, abbiamo di fronte le risorse date dalla flora regionale, tra l'altro quella del Veneto, grazie alla posizione biogeografica, è anche molto ricca, un po' tutta Italia è un posto ricco rispetto al resto dell'Europa, ma il Veneto ha quasi 3.000 specie, che è il doppio delle isole britanniche, proprio per il fatto di trovarsi al confine di molti mondi. Allora, qual è il senso di un centro pubblico, in questo caso qui, secondo noi? È di mettere a disposizione dell'utenza questo patrimonio genetico, di trasformarlo in prodotto che si può utilizzare, cioè in piante. Questo succede che bisogna farsi carico evidentemente dell'individuazione delle popolazioni e raccolta dei semi fatta nel modo in cui si diceva, di fare, come sa bene Betty, diventare una pianta quello che è un seme attraverso una serie di procedimenti spesso molto diversi che si chiamano rottura della dormienza, e quindi è una tipica attività di ente pubblico che ha un obiettivo. Perché il problema dell'Italia è che noi siamo in generale commercianti di piante, non siamo produttori di piante. Diceva prima il naturalista, il collega Bettini, che ha usato quello che c'era in commercio, ma ci sarà qualcuno pure da qualche parte che le fa queste cose? Qui c'è Silvia che fa i semi, bisogna che qualcuno si faccia carico di questi. Se vogliamo avere delle piante o dei semi locali italiani, qualcuno deve pur farli. È costoso. L'ente pubblico, finché riesce a sostenere questa missione, sicuramente non considerata prioritaria rispetto al pronto soccorso, alla polizia, alla pubblica sicurezza, però è una missione pubblica importante e proviamo a farlo. La cosa interessante è la diffusione, noi vendiamo, come abbiamo detto, ma l'obiettivo interessante è di arrivare agli operatori economici, cosa che già stiamo facendo, noi abbiamo molte relazioni con i vivai, e distribuire a loro o far distribuire a loro il materiale che noi portiamo fuori dagli habitat naturali, sostanzialmente attraverso il processo che è qui illustrato.
È interessante il fatto, due cose, poi vi lascio, che siamo certificati per la rintracciabilità, cioè abbiamo certificato le piantine come si certificano gli asparagi, le produzioni agroalimentari. Non esiste una norma nella vivaistica, l'abbiamo mutuata dall'agroalimentare, che sapete che su questo è molto, sì, molto più attrezzato, e l'abbiamo sui nostri prodotti, c'è una R che dice prodotto rintracciato, è diciamo non più autoreferenzialità dell'ente pubblico, ma abbiamo accettato di farci certificare da una parte terza in maniera volontaria per dire questo prodotto risponde a una norma ISO. Detto questo, questo è il prossimo, questa è una prospettiva, non ce l'abbiamo ancora, sarebbe bello avere un marchio registrato, le piante locali, ci immaginiamo come la flora locale, la flora veneta e quant'altro, un marchio che consente cosa? Che i vivaisti, gli operatori economici privati lo distribuiscono questo materiale beneficiando di quel marchio, sottoponendosi però allo stesso controllo del disciplinare, del rispetto del disciplinare a cui ci sottoponiamo noi. Non è che noi gli diamo 1000 piante di Leucoium vernum e loro ne vendono 10.000, perché significa che le altre 9.000 le hanno prese in Olanda, in Romania e quant'altro. Quindi questo è importante come prospettiva e secondo me è una traccia che può funzionare, diciamo, per rendere così forte la missione delle strutture pubbliche in questo settore. Grazie.